Salve a tutti, ben ritrovati su The Talos Principle. Allora, ci troviamo all'interno della torre ed esattamente al piano numero 3. Come si può intuire da questo numero dipinto sulla parete. E in questo episodio proseguiremo con la scalata ai piani della torre, ovviamente. E cercherò di arrivare fino in cima, ovvero presumibilmente fino al piano numero 6, per vedere che cosa c'è in cima alla torre, ovviamente. Per cos'altro si sale una torre se non per vedere che cosa c'è in cima d'altra parte? Allora, questo l'avevamo già letto l'ultima volta, ovviamente. Eloy mi ha proposto un accordo: porte perlate e vita eterna, a condizione che io torni indietro dalla torre. Non so cosa fare, invece io so benissimo cosa fare. Voglio salire in cima. Quindi, piano numero 4. Continuiamo a salire parecchio in alto. E più si sale, più gli enigmi si complicano. Idealmente, ok. C'è sempre un solo e un solo enigma, credo. Ma direi di sì. Abbiamo 26 pezzi del Tetris, qua cominciano a servircene parecchi, eh. Iniziano ad essercene tanti. Proviamo ad aprire questa porta. Allora. Cerchiamo la logica che si cela dietro a questi pezzi del Tetris. Facciamo così. 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 E così. C'è sempre un disegno. Faccio tipo così. Ce ne sono 4 di questo tipo e 4 di quest'altro tipo. Esatto. Se faccio tipo così. Così non va bene, ma se tipo facessi una cosa del genere. Potrebbe essere questo il disegno. Ho i miei dubbi perché poi non saprei come mettere gli altri pezzi. Potrebbe essere questo il disegno, secondo me. Questi qua. Così. Ci potrebbe stare. Non esattamente così. Dunque. Proviamo a salire dal basso verso l'alto. Tanto per cambiare. Una volta tanto. Anche se no, non mi ispira per niente. Idealmente
una cosa del genere non potrebbe essere fattibile. Peccato che questi qua sono messi al contrario. Ok. Se io facessi tipo così. Così. E così. Ok. Questi come cavolo vado ad infilarli? Questo così. Questo così. Non credo di non essere troppo distante dalla soluzione. Credo. Almeno credo. Devo tirar fuori un quadrato da questi disegni. No. No, non ci siamo. Allora. Cioè, più che un quadrato, un rettangolo. Facciamo una cosa del genere, una cosa di questo tipo. Una cosa di questo tipo potrebbe essere... una cosa così... Ok. Così. Così. Ci siamo. Ci siamo. Fantastico. Bisogna sempre capire la logica di questi... di questi dannati pattern, chiamiamoli così. Siamo al quarto, eh? Quindi diciamo che è il... secondo più difficile. Il terzo più difficile, anzi. 4, 5, 6. Allora, la mia domanda è... ma le stelline mancanti? Dannazione. Io ho questo chiodo fisso delle stelline. Due stelline che mancano all'appello. Allora, suppongo che nessuno sia arrivato così lontano prima d'ora. Ora so che alcune delle mie risposte erano sbagliate, ma non so quali. Ho delle teorie e delle spiegazioni assurde, ma non so su quali fare affidamento. Ship. E poi c'è The Shepherd. La soluzione al ciclo non è la perfezione di un essere, ma è il prodotto di un impegno di massa. Per questo motivo dico a tutti coloro che vengono dopo di me, vi aspetterò al sesto piano e userò ciò che ho imparato per aiutarvi in ogni modo possibile. Cioè lui è già convinto di arrivare al sesto piano. The Shepherd, che non è più così lontano, ragazzi. Comincia a intravedere probabilmente la sommità della torre. Ok, da qua comunque in basso, guardando in basso, non si vede più niente. Non si vede assolutamente. Forse quello là dovrebbe essere il tetto di uno di quei, di quelle zone A, B e C. Comunque, per ora ci occupiamo di risolvere questo enigma, il numero 4 dei piani della torre. C'è la solita capsula temporale, la solita capsula temporale. Direi di ascoltarcela e nel mentre che ce l'ascoltiamo andrò un po' in giro qui intorno a vedere se trovo qualcosa di interessante barra utile. Ci sono difetti nel sistema. Penso che a volte acceda ai database sbagliati, estrapoli i dati casuali.
Non lo so. Non so quanto sia grave. Tutto sembra essere stabile. Ma non posso dire che tipo di impatto questo avrà sul processo e... Semplicemente non ho la forza di esaminare tutto il codice di nuovo. Solo non vorrei che sia stato tutto inutile. Ho passato tutto il mio tempo qui. Non ho visitato i miei genitori. Non ho visto i miei amici. Non facevo altro che lavorare. E sono così spaventata che non significhi nulla. Che io abbia sprecato tutto. Perché pensavo che avremmo potuto... Che avremmo potuto salvare il mondo. Mi sa che siano ai giorni finali anche della povera Alexandra Drennan. Direi. Parla di ricontrollare il codice ancora una volta. Forse una delle ultime ricercatrici, sviluppatrici di questo mondo fittizio rimaste, una delle ultime rimaste, e probabilmente gran parte del lavoro ormai grava solo sulle sue spalle. Comunque ho notato che in questo enigma dovremo far uso della nostra immagine registrata e della pedana. Quindi dovremo farci trasportare presumibilmente. E là ci sono delle chiavi anche. Va bene, entriamo. Chiavi che possiamo... No, non possiamo ancora recuperarle facilmente. Questa è la porta chiusa che ci porta alla console. Qui sopra c'è un... una pedana rialzata. Delle scale. Saliamo le scale per trovare la scatola. Ok. Ok. Posso salire fino qua? Lì sopra ci posso salire? Sarebbe bello riuscire a salire qui sopra. In realtà penso... Qua non ci posso salire. Direi che forse è proprio impossibile. Forse è proprio impossibile. Comunque posso tirar giù la scatola. Una volta tirata giù non la potrò più rimettere qua sopra, ovviamente. A meno che non resetti tutto il sistema. Qua abbiamo deciso che non ci posso salire. E quindi, una volta che l'ho tirata giù questa scatola, cosa penso di fare? Devo evidentemente arrivare a prendere quelle chiavi. Evidentemente. Per arrivare a prendere le chiavi devo arrivare assolutamente Ok. Credo di aver capito. Allora, tiriamo giù la scatola. A questo punto
mi dovrò registrare e mi registrerò, salirò qui sopra. No, anzi no, dovrò fare un salto, presumo, con la pedana. Con la pedana dovrò fare un salto tipo così, esatto, e tendenzialmente con questo salto dovrei riuscire ad arrivare in cima a quella pedana là in alto, credo, a meno che invece non debba, guarda che posso arrivare qui, no, non debba fare un salto da qua, ma mi sembra un salto troppo distante. Potrebbe con la rincorsa, forse sì. Allora, l'idea è: mi registro, prendo la pedana, mi metto qua, poi salgo. Anzi, prima mi metto qua, così stiamo un pochetto, facciamo tipo 3 secondi, 5, diciamo 5. Ok? E poi salgo così e poi facciamo Geronimo. Però non contento, lo facciamo un'altra volta. Lo faccio un'altra volta. Cioè, giro, ops. Forse conviene che usi Geronimo. E poi facciamo anche qualche saltello sul posto qua. Dov'era la pedana? Non la vedo più. Facciamo qualche saltello così a random. Ok. Ora, se lui venisse qua, ma tra un po' arriverà, eccolo, salgo qui sopra, forse con la visuale in terza persona è più facile. Adesso piglio una legnata in testa. No. Qua sono cavoli. Non posso più salire. Allora, credo che il sistema sia quello. Credo proprio che il sistema sia quello. Ci registriamo. Prendiamo questa. Ci mettiamo qua. Ok. Ma semplicemente, non so se basterà la cosa, però. Non so se basterà la cosa. Ok, dovrebbe bastare così. Ok. E adesso vediamo se... Ma non credo basti. È troppo... Figuriamoci. Basta, no. Non basta, no. Perché evidentemente
ciò che devo fare. Ciò che devo fare in realtà sarà salire ancora su questo cubo. Ovvero mi registro. Aspettiamo un attimo. Prendiamo il cubo e lo mettiamo esattamente qui, su questo punto che sembra fatto apposta per il nostro cubo. Dopodiché andrò a piazzarmi qua. Il mio amico mi caricherà il cubo sulla testa, ci salirà lui. Dopodiché io andrò qui, salirò sul cubo a mia volta e saltando dovrei riuscire in qualche modo a farlo arrivare alle chiavi. Dovrebbe aver già fatto quello che deve fare. Ok, quindi ci possiamo terminare la registrazione. Ok, allora mettiamo qua così, perfetto. E adesso non ci resta che aspettare. Guardate il tizio pensieroso sul cubo. Vai criceto, vai. Grande. Perfetto. E ora dovremo essere abbastanza sopraelevati per poter raggiungere le chiavi, forse. Prese. Grande. E possiamo aprire la porta. Giustamente. Va bene. Va bene. Questa zona però è molto grande. Molto. Come mai questa zona è così estesa, diciamo così, chiamiamola così. Non ci sono stelline all'orizzonte, purtroppo. C'è solo la solita console e null'altro. Leggiamo la console. Usiamola. Sessione biblioteca in corso. Gestione dispositivi. Elenco. Allora, leggiamo. Sacred Numbers. E così il messaggero beato ha rivelato a me le ossa della nuova Gerusalemme assopita nella polvere, che era il corpo di Adamo aspettando il giorno della resurrezione. Ed ecco, all'interno della polvere era nascosto un fuoco sacro, e il fuoco sacro, i numeri sacri di cui quello che cerchi è door password 178. E ho intuito che il fuoco sacro e la conoscenza sacra di numeri e sigilli riaccendere chissà che cosa, non lo sapremo mai. O forse sì, ma comunque la password per il quinto piano è 178. E poi Atena 16. Un secondo risveglio. Errore. I fuochi bruciarono, ma oltre l'incenso potevano usare il vento freddo del regno di Artemide, dove uscita error log txt. Ma io non sono Efesto, vedete? Anche se brandisco il suo martello e conosco i segreti della sua fucina, non sono zoppo e nemmeno sono un dio. Chi sei tu allora? Dissero. Chi sei tu? Chi lo sa? E poi remember.txt.
Non so se qualcuno leggerà mai questo, ma se lo fate, se abbiamo avuto successo, voglio che sappiate che Alexandra è rimasta fino all'ultimo momento. Io me ne vado, troppo stanco, troppo debole, disperatamente bisognoso di qualche momento di pace con i miei cari rimanenti. Ma lei è ancora lì e non rinuncerà. E sì, ci sono migliaia di persone come lei in tutto il mondo che danno tutto quello che hanno perché credono nell'umanità, ma lei è quella che conosco come una persona vera. Una collega, un'amica. So che a lei piace il gelato di arachidi e che odia le fragole, che la sua band preferita sono i Pink Floyd. Ah, ecco perché c'era quell'easter egg riguardante Dark Side of the Moon. Che il suo poeta preferito è Blake, che il suo show TV preferito è Futurama. Che codice criptato o ormai corrotto, che ha studiato a Cornell, che suo papà si chiamava Carl, che sua mamma si chiamava... Non so se dovrei vergognarmi perché me ne sto andando, ma so che sono orgoglioso di lei. Lei è stata la migliore di noi, ricordatevi di lei. Bene, apprezzo il fatto che la sua band preferita fossero i Pink Floyd e che il suo show TV preferito fosse Futurama. E poi gestione dispositivi. Allora, guardiamo un po' i parametri di funzionamento attuali. Ascensori accessibili. Nexus, numero di ascensori 7, numero di trombe 1. Scienza, software, versione di valutazione scaduta. Livello di protezione FAC. Stato di autorizzazione codice. Controllo accesso ai piani. Piano 5. L'accesso al tale piano è protetto con un codice. Per favore inserisci i codici 1, 7, 8. Codice accettato. E usciamo. Benissimo. Quindi avviamoci al piano numero 5. Abbiamo capito che qui dentro non ci sono stelline. Molto male. In ogni caso proseguiamo. Magari io mi aspetto sempre che magari alla fine, in cima alla torre, troverò la risposta ad ognuna delle mie domande, almeno spero. Saliamo al piano numero 5. Sinceramente, devo dire che ho trovato enigmi più complicati rispetto a quelli sulla torre. Credo che quelli che mi abbiano dato più problemi, a parte l'enigma, quello dell'orologio nel livello A, la maggior parte degli enigmi più difficili penso di averli trovati nel livello B. Ok, possiamo ancora aprire. Questa richiede ben 4, 3, 7, 14 addirittura, 14 di questi pezzi del Tetris. Allora, cerchiamo la logica. Già magari fosse così non sarebbe male, però potrebbe essere così. No, non potrebbe essere così. Non credo che vada fatto in questo modo, ma
ma ci voglio provare lo stesso. No. No. Non mi convince. Non mi convince. Allora, abbiamo quattro quadrati, li mettiamo ai quattro angoli. Questi potrebbero andare così. Questi così. Questo così. Così no. Così neanche. Neanche così. Ok. Mettiamo un attimo da parte questi. Mettiamo un attimo da parte questi qua. Penso che questi vadano messi cosa tipo di questo, centrali così, in questo modo, credo. Ovviamente non così, però un qualcosa del genere. Un qualcosa del genere. Il disegno potrebbe essere questo qua. Anzi, sono forse quasi mezzo sicuro che magari così. Una cosa di questo genere. Se arriviamo a capirci qualcosa. Allora, non mi sento lontanissimo dalla soluzione. Non mi sento lontano dalla soluzione. Il problema è che sono invece cioè, non lontanissimo, ma neanche vicino. Neanche vicino. Questi quattro quadrati devono essere simmetrici, quasi sicuramente. Devono essere simmetrici. Magari così anche. Cioè, così sicuramente no. Magari ai centrali potrebbero stare. Qualcosa di questo genere. Ma in realtà neanche così. Neanche così.
magari. Andando un po' a tentativi. No. No, nada. Nada, nada, nada. Allora. Non so se questi quattro pezzi vadano messi in quel modo. Quasi sicuramente no. Rifacciamo. Rifacciamo. Allora. Partiamo da questi. Così. E così. Qua sento che potrebbero andarci questi. Questi così. Questi così. No. Nulla di fatto. Allora. Di fatto. Potrebbero essere così. Così. E ci rimangono sempre i pezzi a S. Che non ci stanno però. Allora. Così. Non riusciamo a metterli. Prima o poi dovrei riuscire. Sono chiaramente simmetrici. È un disegno simmetrico, chiaramente. Ovviamente è un disegno simmetrico. Ok. L'ho capito. L'ho capito. Basta. Risolto. A posto. Molto bene. Un po' a fatica, ma ce l'ho fatta. Questo mi ha creato qualche piccolo problema, eh. Ma la perseveranza. La perseveranza mi ha aiutato. Oh. La scala. Quella lì sarà la scala di servizio. Interessante. Bene, sentiamoci questa capsula del tempo. Io non riesco più a tenere gli occhi aperti. Penso che ci siamo. Questa è la fine. La mia fine. Io non credo che continuerò ad esistere. Vorrei che ci fosse un'anima. Uno spirito. Qualche parte della mia coscienza che persisterà. Ma tutte le prove dicono che quando il mio cervello muore, io non ci sarò. Ho vissuto la mia vita non voltando mai le spalle alla verità, anche se mi spaventava. E posso affrontare questo.
affrontare la mia fine e dire con sicurezza assoluta che è stato bello essere umano. E direi che Alexandra ci ha appena lasciati. E tra l'altro ho sbloccato anche un achievement, cioè buon ascoltatore, che significa che forse ho trovato tutte le riproduzioni audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dovrebbero essere tutte le capsule temporali. Non sentiremo più la voce di Alexandra. Che dispiacere. Ora. Qua sopra c'è questa apertura in cui mi posso infilare. E qua ci sono dei simpatici. Sembra proprio che siano fatti apposta per essere... Oh, piccioni! Pure qua ci sono i piccioni. Maledetti. Maledetti piccioni. L'unica forma, altra forma di vita che ho visto fino adesso. Cosa deve essere? Una sorta di easter egg? Io volevo una stellina però. Vabbè, qua non mi resta altro da fare se non buttarmi giù. Andiamo giù. Un buco. E attenzione. La nona stellina, ragazzi. Guardate dove era nascosta. Malefici. E siamo a 9. E questo mi fa pensare che la decima sia ai piani ancora più alti. Quelle scale non le avevo notate. Ok, questo è il terzo piano. Chiamiamo l'ascensore. Qui non vedo niente. Chiamiamo l'ascensore e torniamo al quinto. Al quinto piano. Sono quasi convinto che la stellina mancante la si possa trovare all'interno della torre, credo. A sto punto. Magari al sesto. Ben nascosta questa stellina, eh. Non così bene, ma abbastanza ben nascosta. Abbastanza. Ok. Porta aperta. Sì. E occupiamoci dell'enigma. Presumo che al sesto piano troveremo l'ultima stellina che ci manca. Ci sono altre scale nascoste da qualche parte. Ok, una cosa per volta. Allora, cosa abbiamo qua? Abbiamo... Oh! Questa simpatica... Boom!